Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo quinto vlog su Serpentarium. Serpentarium, quindi la casa editrice che ha prodotto Sinerequie, Alba di Cthulhu e prossimamente arriveranno Ultima Torcia. È stato spostato Anime Sangue, quindi consideriamo anche Anime Sangue. E ovviamente se vogliamo considerare la divagazione di Sinerequie e Paese dei Balocchi. Sta di fatto comunque tutti i prodotti Serpentarium, è qui che risponderemo alle vostre domande. Detto questo, prima di tutto specifichiamo alcune regole di questo vlog. Una sola domanda a testa, ragazzi, ci tengo a precisare, una sola domanda a testa per permettere a tutti di fare domande se hanno bisogno e non rendere eccessivamente lunghi questi vlog. Secondo, se fate una domanda generica, vi beccherete una risposta generica. Terzo, non sono il massimo conoscente di tutti i prodotti dei prodotti Serpentarium, nel senso, alcune cose potrei confondermi, potrei sbagliarmi, potrei bla 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 bla. Quindi, se volete una risposta certa e assoluta, andate a rompere i coglioni alle Valcourt, che tanto questi vlog di solito se li guardano, quindi rompono già i coglioni a me se sbaglio qualcosa, ma andate a rompere i coglioni a loro. Diciamo qui, ragazzi, che potete avere dei chiarimenti ai vostri dubbi, dal mio punto di vista, o chiedere consigli sulle vostre magari partite, e voi ovviamente chiedete il mio punto di vista. Detto questo, partiamo immediatamente. Marequo, Cartomante, secondo te quale può essere lo scopo di una campagna intorno del Crisantemo? Per quanto sia molto bella come ambientazione e anche molto particolare, e a parte i PG come un unico gruppo con la stessa professione. E anche molto particolare, e a parte creare i PG come un unico gruppo con la stessa professione, una banda di Yakuza o un gruppo di Rorin, per esempio, e far vivere loro avventure legate ad essa, trovo difficile dare a un gruppo vario uno scopo o un motivo per stare uniti, forse per la disparità tra le classi sociali. Grazie e spero in futuro di vedere una vostra live in questa ambientazione. Allora, Marekko, in realtà hai indovinato perfettamente questa ambientazione particolare di Sinerequie, e stiamo parlando appunto di Trono del Crisantemo, necessita in maniera maggiore, o meglio, più marcata rispetto ad altre ambientazioni, che il gruppo sia, quantomeno la maggior parte del gruppo, sia della stessa tipologia, o meglio, sia dello stesso gruppo sociale. Appunto, una banda di Yakuza, una banda di sanguisughe, un gruppo di Ronin, un gruppo di samurai, però c'è necessità che siano tutti comunque dello stesso gruppo, appunto per il problema di caste sociali presente in Trono del Crisantemo, che non è un problema da aggirare, trovare un modo per aggirarlo, ma è una caratteristica dell'ambientazione da utilizzare, perché sarà motivo poi di grave attrito nel caso di incontrare vari PNG o nel caso in cui in un gruppo fatto dalla maggioranza di Yakuza c'è anche no, samurai sarebbe ridicolo, ma magari c'è un cittadino normale, o tra un gruppo di samurai c'è un becchino. Insomma, creare un gruppo con lo stesso ceto sociale è necessario in Sinerequie Trono di Crisantemo, perché l'ambientazione ti spinge a farlo. Ed è giusto così, secondo me, perché ti dà tutta un'altra impronta. Non devi avere un gruppo variegato, non c'è il concetto, non devi avere il concetto come in giochi come D&D. Io prendo l'esempio più classico del ok, ragazzi, abbiamo bisogno di un guaritore, un mago, un guerriero e un chierico. No, è come se in D&D uno dovesse fare un gruppo di quattro guerrieri, quattro maghi, quattro druidi, quattro ranger. Certo, magari potrebbe essere un gruppo di tre druidi e un ranger, o tre guerrieri e un paladino, una roba del genere, o tre paladini e un chierico, che tra l'altro sarebbe molto figo come gruppo, secondo me, molto caratteristico. Perché non è una questione di classi, non è una questione di ceto sociale, è una questione di come vivere nell'ambientazione in base al proprio ceto sociale. Quindi sì, resta in questa situazione, non tentare una via di fuga, resta in questa creazione di gruppi. Al massimo, appunto, metti all'interno di un gruppo dello stesso ceto sociale un membro che sia del ceto sociale o più elevato o più basso. Questo creerà delle giuste e delle interessanti frizioni all'interno del gruppo che potranno essere sfruttate in gioco.
Luxor von Castel. Master, in Alba i test di guida si dovrebbero tirare su fuga o qualche altra caratteristica, secondo te? No, si tirano su fuga. Se vuoi utilizzare una macchina per inseguimenti o per lasciarti alle spalle degli inseguitori, quindi se sei tu che stai inseguendo o sei inseguito, la caratteristica rimane comunque quella di fuga. E poi è necessario guidare tra le abilità per essere effettivamente un buon guidatore ed evitare casini. Forse l'unica cosa nei viaggi tra le fratture che ci sono tra un quartiere e l'altro di Rile, forse lì mi sembra che c'è bisogno di avere altre conoscenze, forse cutulologia gli servirebbe e serve comunque di base essere un buon guidatore. Però no, fuga è il test giusto da fare. Francesco Pivato. Cartomante, stavo masterando la campagna di Sine quando a un certo punto, durante un combattimento, un nemico e uno dei PG avevano la stessa iniziativa, quindi avrebbero dovuto agire contemporaneamente a livello temporale. Il problema nasce quando io dichiaro le azioni di quel nemico, dicendo che si muove e attacca proprio quel PG, che a quel punto salta su e dice che vuole allontanarsi non appena vede che il nemico si avvicina a lui. Si è creato così un loop temporale infinito, in cui appena dicevo mi muovo verso te, ricevevo con risposta mi allontano. Che fare? Va bene così. Nel senso, Francesco, perché non dovrebbe andare bene? Immaginati la scena. Se si muove alla stessa velocità più o meno e ha una stessa reazione, un personaggio si muove insieme all'altro, uno si avvicina e l'altro si allontana. Forse a te dà fastidio il fatto che dichiarite prima l'azione, ma falla dichiarare allora prima a lui. Se avete la stessa iniziativa, perché allora dichiari prima te l'azione? Potresti fare così anche una soluzione. Un turno dichiari te prima l'azione, il turno dopo la devi dichiarare prima il giocatore l'azione, anche se siete allo stesso livello di iniziativa. Di base io come master farei sempre agire comunque per primo il giocatore, perché deve essere lui ad avere il rischio della scelta. Tu sei il master, non sei tu contro di loro che quindi devi cercare di ucciderli, sei tu che devi farli giocare. Quindi il giocatore deve avere quella sensazione di arrischiarsi nella scelta. Cosa faccio? Resto lì e l'attacco o mi allontano, ma se mi allontano metto in pericolo un altro del mio gruppo. Insomma, e questa è la soluzione. Secondo me dovresti far agire prima lui. Avete lo stesso livello di iniziativa? Bravi! Ma a quel punto o fate dichiarazione contemporanea di quello dell'azione dei due personaggi, o alternativamente, per una banalissima convenzione sociale, farei scegliere al giocatore per primo, per comunque avere una caratteristica di scelta, di importanza nella scelta. In più il tuo giocatore è un figlio di puttana perché ha sfruttato un piccolo tuo momento, una piccola tua mancanza in quel momento di comprensione delle regole, comunque di sfruttamento del sistema di regole, e ha malamente appunto cercato di abusarle. E questo non è mai un bene. Ed è per cui, secondo me, la soluzione è molto semplice, senza andare a vedere come viene scritto sul manuale tutto. Cioè, la soluzione è più logica che necessità, più che necessitare di una risposta tecnica. Un chimico, cartomante. Ciao Luca, spero che tu abbia avuto una buona giornata, sì, nel giorno in cui scrivo la domanda, sia nel giorno in cui risponderai. Ok, grazie, chimico. Finita la parata di culo. Ah, ok. Volevo chiederti, dato che ho intenzione di far giocare un'avventura di Sine, che però potrebbe spostarsi nel paese dei Balocchi, in caso tale passaggio ci fosse realmente, come dovrei gestire la cosa? Io ho pensato, come avevi già consigliato parecchi vblog fa, di tenere le regole di Sine sia per i PG che per i burattini. Il problema è che nel paese dei Balocchi, per uccidere un burattino basta ferirlo, non c'è bisogno che la ferita sia mortale al cuore. Ma allora quanti punti ferita dovrebbe avere? 8 come personaggi? Oppure mi lascio andare all'improvvisazione e decido io quando un burattino è morto? Per esempio, se perde 3 arti oppure se viene colpito in zone vitali. Grazie della risposta e della pazienza. E allora, un chimico, prima di tutto mi verrebbe da dire come cavolo fanno i tuoi personaggi ad entrare nel mondo dei paesi dei Balocchi? Anche perché viene specificato nel manuale dei paesi dei Balocchi che a meno di particolari zone
Un essere umano rischia di morire molto facilmente all'interno del paese dei balocchi, quindi è molto pericoloso. Ma detto quello, io tratterei i burattini all'interno del paese dei balocchi. E per burattini intendo burattini abbastanza standard, quindi due braccia, due gambe, una testa, perché poi ci sono chiaramente burattini anche terribilmente particolari. Gli darei delle caratteristiche come di un essere umano normale, quindi, perché alla fine all'interno del paese dei balocchi, certo, come regole basta una ferita e il figurante, il burattino viene ucciso, ma devi pensare che questo alla fin fine è un modo per lasciare semplici le regole e invece viene abbastanza massacrato come situazione, cioè gli si può spaccare la testa, si può dare un calcio, si getta giù da un dirupo, insomma le situazioni sono diverse. Io gli darei gli stessi punti ferita di un essere umano normale, di Sinerequie, per tenerti sul semplice. Poi, quando si va su burattini molto particolari, e io terrei come paragone questo, i burattini o figuranti che avrebbero una ferita, avrebbero resistenza 1 da regole del paese dei balocchi, sarebbero simili agli umani. Quelli che hanno resistenza 2 o 3 dovrebbero essere decisamente più forti, con più ferite o più capacità di protezione, armature, cose del genere. Magari sono mostruosi, sono enormi, quindi bisogna andare a prendere altre caratteristiche. A quel punto potresti ispirarti a delle schede tecniche come quelle, per esempio, dell'angelo di carne, di Sanctum Imperium, o altre creature come gli esperimenti di Quarto Reich, robe del genere. Secondo me basterebbe guardare un attimo queste cose per prendere ispirazione. Daniele Vicano, caro Master, le pongo la domanda su Alba di Cthulhu. Se un agente viene attaccato e ferito mortalmente da un Tentaculobus, dopo aver pagato il biglietto, ha diritto a un risarcimento danni e esporre denuncia all'ATAC di Rile? Oppure si attacca al pifero e ringrazia Cthulhu di essere sopravvissuto? Tutto questo non viene spiegato bene nel manuale, oppure sono io che non ci ho capito un tubo. Ergo, rompo le maracas a lei per ottenere risposta. Grazie in anticipo e in bocca al lupo per il canale. PS, ho comprato oggi, il 13.07.2016, il manuale base di Sinerequie ed è figo. Vi ringrazio di avermi fatto conoscere questo prodotto, lecca culo Modon, e vi auguro una buona fortuna. PPS, scemo chi legge. Grazie mille, Daniele. Allora, banalmente, chi prende il Tentaculbus a Rile sa benissimo di assumersi quel rischio. Credo che, o meglio, non viene specificato in effetti, ma credo che se tu andassi a leggere il biglietto del Tentaculum, secondo me c'è scritto: comprando questo biglietto e usufruendo del nostro mezzo, lei rinuncia a denunciare il servizio, come cazzo lo chiami, il servizio del Tentaculbus per danni. Prima di tutto perché ricordo che nella storia che viene raccontata appunto nel manuale, il Tentaculbus, i primi che ha divorato, sono stati gli stessi creatori del Tentaculbus. Cioè li ha divorati nel viaggio inaugurale. Ci rendiamo conto? Quindi no, non credo che tu potresti pretendere un risarcimento. Il bagatto. Ed è l'ultima domanda. Salve cartomante, buongiorno o buonasera, dipende. Giorno, anche se è tutto buio qui. Mi sono sempre chiesto fino a che punto potesse arrivare il risveglio, dato che nei morti, almeno quelli più semplici come l'Homo Mortus Simplex, Maior e Larvalis, non sembra esserci un centro di controllo come il cervello, è possibile che diverse parti del corpo si risvegliano in diversi tipi di morti? Per esempio, se mi tagliassi una mano, questa sarebbe morta e di conseguenza si risveglierebbe, ma se poi dovesse morire anche il resto del corpo, si potrebbe risvegliare un altro tipo di morto. Per esempio, la mano di un Homo Mortus Simplex e il corpo di un Homo Mortus Maior, o viceversa, ancora più interessante, potrebbe essere delle parti del corpo che si risvegliano come morti più complessi, come Homo Mortus Inci o Diabolico. PS, vorrei precisare che questa domanda non ha un perché, ma mi interessava sapere la sua opinione. Grazie per la risposta. In effetti, serviva questo PS. Allora, la risposta è no. Nel senso, se ti tagliassi una mano, questa non si risveglierebbe. Cioè, se io sono vivo e mi taglio una mano in Sinerequie, ho una mano tagliata. La mano non prende vita, non si risveglia. Non è una questione fisica, ragazzi, non è fisica, non è biologica, la
una maledizione che alberga in sine requie. È qualcosa di soprannaturale, di chiaramente soprannaturale. Quella mano mozzata non avrà vita, non si risveglierà. Si risveglierà forse, sempre che ormai non sarà già marcita, perché marcirebbe la mano nel frattempo, se io muoio. È quando il soggetto muore, quando l'individuo muore, che allora avviene il fenomeno del risveglio, non prima. Quindi tagliarmi la mano prima non causerebbe il risveglio della mano. E questa sicuramente non si risveglierebbe in modi diversi. Se uno si risveglia come simplex, si risveglia tutto come simplex. Non è che si risveglia con pezzi che sono di altro tipo di morto. Cioè, no, non può essere. Quindi no, mi dispiace, bagatto. Tra l'altro apprezzo comunque la scelta del nickname insieme all'immagine che hai preso, appunto quella del bagatto dei tarocchi. Mi dispiace, no, non funziona come hai ipotizzato. Bell'idea, bel tentativo, ma no, non va avanti così. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo vlog. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia, diciamo, servito. Se avete domande, scrivetele qua sotto. Non fatevi problemi a chiedere, a domandare, pareri, precisazioni o quello che secondo voi non avete chiaro o vorreste avere una mano. Scrivetelo qui sotto, ragazzi, e permettetemi di aiutarvi oppure di darvi un pessimo consiglio. Una delle due. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, bagai! Apprezzi il lavoro di The Evil Company e Dice Games Italia? Potremmo fare anche di più se tu ci dessi una mano diventando nostro sostenitore con Patreon. Potremmo realizzare più eventi, fiere, fumetti, giochi, progetti, live e in cambio riceverai anteprime, prodotti e ricompense. Se volete porci domande, idee, dubbi o considerazioni sui giochi di ruolo che abbiamo trattato sul nostro canale, clicca sul relativo vblog che trovi qui a fianco e scrivi nei commenti del relativo video la tua domanda. I vblog si dividono per GDR o per casa editrice che li produce per una nostra e vostra comodità nel rispondere a tutti. Inoltre, a questo link trovate il sondaggio per votare di settimana in settimana i vblog che volete vedere sul nostro canale. Ci vediamo nel prossimo vblog.